Sono 7 i progetti ammessi a contributo nell'ambito del programma regionale Maternità come opportunità, che ha come obiettivo la messa in campo di azioni concrete di conciliazione famiglia e lavoro. Dei 7, 5 sono di rete e corrispondono in tutto a 24 imprese per un importo complessivo di 233.568 euro. Rispondendo all'avviso pubblico dell'aprile scorso, 24 piccole e medie imprese delle Marche hanno dunque presentato progetti per sostenere modalità flessibili di prestazione di lavoro e di tipologie contrattuali facilitanti. Prevedono in particolare servizi di babysitting con personale qualificato ed appositamente formato, l'inserimento di nuove unità lavorative, il telelavoro e persino una lavanderia ed un maggiordomo aziendale per provvedere alla spesa settimanale. A spiegare il senso del programma è stato l'assessore regionale ai diritti e alle pari opportunità Paola Giorgi. L'iniziativa di stamane fa seguito a un'intesa che era stata sottoscritta alcuni mesi fa, un'intesa di conciliazione fra istituzioni, parti datoriali e parti sindacali. Abbiamo voluto dare concretezza a quell'intesa mettendo in campo risorse attraverso le quali le nostre imprese hanno potuto attivare dei percorsi reali all'interno delle aziende di conciliazione fra i tempi di vita e lavoro delle donne. È un tema ancora di grande attualità nel quale bisogna intervenire con fatti concreti. Devo dire che c'è stata una grandissima sensibilità. Adesso il bando verrà reiterato con le economie che sono maturate da questa iniziativa. C'è stata grande partecipazione, sono 24 le imprese che hanno partecipato a questa prima parte, quindi credo che anche culturalmente il percorso fatto con l'assessorato ha dato dei buoni frutti. Io voglio ricordare che nel 2013 sono state circa 600 le donne che hanno dovuto abbandonare il lavoro proprio perché non riuscivano a conciliare le donne e mamme dopo la nascita del primo figlio, perché non riuscivano a conciliare le esigenze di quella parte della vita della donna nel ruolo della famiglia con la parte della vita della donna fondamentale nella società che si esplica attraverso il lavoro. Oltre questo anche 70 uomini, quindi è importante anche cominciare a vedere la situazione proprio in un aspetto generale. Devo dire che su questi progetti che sono stati presentati e vengono finanziati anche questo aspetto viene evidenziato. Quindi io sono assolutamente molto, molto soddisfatta, anche perché culturalmente veramente stiamo facendo grandi passi avanti.